Cari amici di Pronto e Servito, bentornati. Io sono Angelo e oggi prepareremo una ricetta tipica dell'isola di Pantelleria. Prepareremo infatti l'insalata pantesca. Si tratta di un gustoso contorno che può essere servito anche come piatto unico. È un piatto ideale per questo periodo estivo in quanto va servito freddo. Quindi allacciate i grembiuli che iniziamo! Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso schiacciando il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. Come prima cosa prendiamo circa 6-7 patate, le puliamo, le tagliamo a pezzetti e le mettiamo a bollire in acqua leggermente salata. Nel frattempo prendiamo due cipolle rosse, le puliamo e le tagliamo. Dopo averle tagliate, le trasferiamo in una ciotola e le copriamo con dell'aceto di vino bianco e le mettiamo da parte. Quando le patate si saranno cotte, le trasferiamo all'interno di una terrina e aspettiamo che si raffreddino completamente. Quando le patate si saranno raffreddate, possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti. Inseriamo 200 g di pomodorini rossi tagliati a pezzetti. Inseriamo poi 100 g di olive nere denocciolate, un cucchiaio di capperi, le cipolle che abbiamo lasciato marinare nell'aceto, un po' di origano, un po' di pepe e sale quanto basta. E per finire dell'olio extravergine di oliva. E per dare un tocco di freschezza aggiungiamo qualche foglia di basilico. Diamo una bella mescolata e la riponiamo in frigo fino al momento di essere servita. Se volete servire questa insalata come piatto unico, basta aggiungere un po' di tonno in scatola o della mozzarella tagliata a pezzetti. E adesso l'insalata pantesca è pronta per essere gustata. Pronto? È servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video!